Voglio essere premium, questo è il mantra del brand DS che viene riconfermato ancora una volta oggi col veicolo in prova, DS3 Crossback E-Tense, un BSUV 100% elettrico con motorizzazione da 136 cavalli. Vediamo quindi com'è e come va. Com'è fuori? Con una lunghezza di 4,12, una larghezza di 1,80 m, un'altezza di 1,54 m, DS3 Crossback E-Tense appartiene a pieno titolo alla categoria dei BSUV, dei SUV compatti. And I'm gonna chase it, and I'm gonna chase it. La sua linea non passa di certo inosservata, già partendo dalla frontale con la grande griglia e di fari full LED, DS Matrix LED Vision, che gestiscono in modo autonomo gli abbaglianti e regolano il fascio luminoso in funzione delle condizioni di luce circostanti. Proseguendo sulle fiancate non si può non notare la linea di cintura che sale sui finestrini posteriori, come una pinna di squalo, tratto tipico di DS3. Da notare la soluzione di nascondere le modanature dei vetri laterali, per dare alla fiancata un aspetto molto più ricco e pulito. Belle anche le maniglie cromate a scomparsa che si aprono quando ci si avvicina all'auto ed i dettagli cromati sui gruppi ottici posteriori e sul cofano posteriore. Molto bella la colorazione bicolore con i montanti neri in contrasto con la tinta dell'auto, qui in blu millennio, insieme ai cerchi da 18 pollici con gommatura 215/55. Com'è dentro? La voglia di appartenere a un segmento premium del brand DS è ancora più evidente qui all'interno dell'auto, soprattutto con questo allestimento opera. I sedili sono rivestiti totalmente in pelle nera con questo effetto vintage e lo stesso materiale lo ritroviamo nel rivestimento della plancia, tutto in materiale morbidi, e sul rivestimento dei pannelli porta. Le poltrone anteriori sono anche riscaldabili su 3 livelli e risultano anche molto confortevoli, con un'imbottitura non troppo cedevole. Le regolazioni sono invece manuali, così come per il piantone di sterzo. La plancia è dominata dallo schermo touchscreen da 10,3 pollici che sovrasta vari tasti fisici a sfioro. Alcuni di questi, come per esempio quello dedicato alla gestione del sistema audio oppure quello relativo alla navigazione, quando premuti richiamano il relativo menu sempre sullo schermo centrale, mentre altri, come ad esempio quelli per il riscaldamento dei sedili, azionano direttamente ciò che gestiscono. L'insieme è piacevole alla vista, ma non molto intuitivo da utilizzare, data la disposizione mista dei comandi. Il cruscotto è poi totalmente digitale, con la possibilità di scegliere varie visualizzazioni, che vengono gestite direttamente da un tasto sulla razza sinistra del volante, che è totalmente rivestito in pelle e ha la parte inferiore squadrata. Degno di nota anche il cielo, di colore nero, così come il rivestimento dei montanti. Per sottolineare maggiormente i dettagli interni, un'illuminazione LED diffusa sicuramente aiuterebbe, considerato anche il target premium a cui DS punta. Com'è l'infotainment? L'infotainment utilizza lo schermo centrale da 10,3 pollici per gestire il sistema di navigazione integrato che utilizza la tecnologia TomTom per le informazioni relative al traffico ed eventuali blocchi stradali o zone non transitabili. Sono presenti anche Apple CarPlay ed Android Auto, collegabili tramite la presa USB standard presente nella parte bassa della plancia, dove manca invece una USB di tipo C. Sempre dallo schermo centrale si può consultare l'andamento dei consumi di energia, gestire la radio DAB e i dispositivi multimediali, oppure entrare nei menu relativi alle regolazioni del veicolo, come per esempio la gestione della ricarica. Com'è l'abitabilità? Su DS3 Crossback E-Tense si viaggia comodi e con uno spazio più che sufficiente per gli occupanti anteriori, sia in lunghezza che in altezza. Per chi sta dietro lo spazio è sufficiente nel caso di 2 adulti, mentre la linea di cintura molto alta rende i cristalli laterali posteriori molto piccoli, riducendo in parte la visibilità esterna. Purtroppo per i posti posteriori non sono presenti le bocchette per la climatizzazione. Com'è il bagagliaio? Dove mettere il comando per aprire il portabagagli posteriore? Questo si sono chiesti i tecnici di DS e hanno trovato una soluzione sicuramente originale, che è questa. Quindi il comando è posto qui sopra la targa. Ne giova l'estetica, un po' meno la praticità, perché questa zona dell'auto tende a sporcarsi molto. Il vano ha 350 litri di capienza che diventano 1050 con gli schienali abbassati. Parte del volume è occupato dal cavo per la ricarica delle colonnine oppure per quella domestica. Il piano di carico è posto 15 cm sotto la soglia e il divano posteriore è frazionato 60-40. Purtroppo non è possibile avere l'azionamento elettronico del portellone. Come va? Su DS3 Crossback E-Tense si viaggia in un ambiente silenziosissimo, sia dal punto di vista meccanico non ci sono praticamente rumori che arrivano in abitacolo, sia dal punto di vista aerodinamico perché i frusci sono veramente ridotti al minimo. Si è poi coccolati su queste poltrone
con l'imbottitura a doppia densità. I sedili quindi hanno una accolgono il guidatore in un modo direi esemplare, nel senso che non sono né troppo cedevoli ma non sono neanche troppo rigidi, e la loro conformazione quindi anche un po' sportiva con delle fasce laterali per il contenimento permettono una guida anche un po' più brillante. La guida più brillante è supportata da una corretta taratura delle sospensioni e dal fatto che per essere un'auto elettrica la massa è relativamente contenuta, quindi permette di avere una guida un pochino più briosa. Il motore da 136 cavalli ha un'erogazione piena ma non è esplosivo come tante altre auto elettriche. Questo probabilmente è dovuto al fatto di poter aumentare un po' l'autonomia con una singola carica. Questo tipo di considerazione si vede anche nell'utilizzo dell'aria condizionata, perché usandola in modalità standard il raffrescamento non è molto efficace, bisogna utilizzarla nella modalità di massima potenza. I freni hanno una corsa lunga e risultano un po' poco sensibili, probabilmente ciò è dovuto al fatto di poter calibrare sia appunto la frenata rigenerativa che la frenata idraulica vera e propria. A livello di ADAS qui abbiamo il cruise control adattivo ed il mantenimento della corsia. Quando funzionano insieme, quindi quando l'auto gestisce una guida autonoma di livello 2, il funzionamento è molto fluido e l'auto praticamente è in grado di guidare quasi da sola. Quando invece il mantenimento di corsia viene utilizzato da solo, quindi senza l'ausilio del cruise control adattativo, è un po' brusco nell'azionamento dello sterzo e l'azione per poterlo contrastare serve una forza anche un po' troppo elevata. Sono poi presenti il controllo dell'angolo cieco e la telecamera posteriore, che potrebbe avere però una definizione un pochino più elevata. Sul fronte dei consumi dell'autonomia, il valore dichiarato è di 320 km con il ciclo WLTP. Nell'uso di tutti i giorni il consumo è di 15 kWh per percorrere 100 km, che si traducono in un'autonomia effettiva di circa 300 km. Diverso discorso nei tratti autostradali, perché qui il consumo sale a 20-22 kWh per percorrere 100 km, quindi l'autonomia residua è nell'ordine dei 220 km. Questo valore è un valore piuttosto basso, è un po' il punto critico sempre delle auto elettriche, perché appunto nel tratto autostradale non è possibile rigenerare, quindi ricaricare la batteria, perché non ci sono delle frenate. Come si ricarica? DS3 Crossback E-Tense utilizza un connettore di tipo CCS 2.0 ed è in grado di accettare ricariche con potenza fino a 100 kWh, che permettono di portare la batteria al 100% in circa 30 minuti. È chiaramente possibile utilizzare potenze inferiori fino alla ricarica domestica, dove occorrono circa 24 ore per fare il pieno di energia. Quanto costa? Il listino di DS3 Crossback E-Tense parte da 40.200 euro, mentre per il modello in prova il listino sale a 46.600 euro. La motorizzazione in prova è da 136 cavalli ed è l'unica disponibile per questa vettura. DS3 Crossback E-Tense si pone quindi come un veicolo elegante ed esclusivo nell'affollato panorama dei B-SUV. Quello che ci ha convinti di più sono stati il comfort e il suo design ricercato. Quello che ci ha convinti meno invece è il prezzo elevato per avere un allestimento completo e l'autonomia autostradale un po' ridotta. Questo è un fatto comune alle auto elettriche, perché appunto nei tratti autostradali non si ha mai la possibilità di rigenerare, quindi di creare della carica. Nella descrizione del video trovate il link alla nostra prova completa e ricordatevi di iscrivervi ai nostri canali social o seguirci sulle pagine di motoreonline.com. Alla prossima prova!